Tamales de Chipil con Sara Cali. Leggevo che un gruppo, la musica è scelta come sempre in questo frangente della trasmissione da Paolo Franceschetti a iniziare la quota libera, leggevo che un gruppo, possiamo dire, di musica di strada, quasi un insieme di canzoni comunque di tipo popolare con stile reggae, latino, ska, blues, musica zigana, eccetera eccetera, e questa è, appunto, abbiamo ascoltato questo brano scelto da Paolo, che è rimasto con noi dopo questa parte di trasmissione dedicata ad Alice e a questo caso davvero drammatico. Paolo, ben ritrovato. E allora, perché questo brano? Perché è un brano che potremmo definire zigano per l'ispirazione, che è dedicato a Sara Lacalì, che apre, quindi, con cui apriamo oggi la ruota libera su Maria Maddalena. Quindi, perché Sara la Nera è un personaggio fondamentale della storia di Maria Maddalena, anche poco conosciuto, quindi parleremo di Maria Maddalena come personaggio, però partiamo da un posto che si chiama Saint Marie de la Mer e da Sara, che era la serva della Maddalena, anche se questo termine non è bello, ma ovviamente quando lo si riferisce a Maria Maddalena e alla sua, non saprei come altro chiamarla, domestica o comunque serva, come la viene nominata normalmente, assume tutto un altro contesto. Partiamo da un posto della Francia, che è in Provenza, che si chiama Saint Marie de la Mer, poco conosciuto, ma in realtà è un luogo di pellegrinaggio, è il luogo di pellegrinaggio più importante per gli zingari. E questo posto è fondamentale per la storia del cristianesimo, perché nel 42 o 48, a seconda delle fonti, dopo Cristo, arrivano in questo luogo le cosiddette Tre Marie, cioè erano Maria Maddalena, Maria Jacobè e Maria Salomè. È un posto magico, io ci andai per la prima volta a 20 anni, ma a 20 anni non c'erano le informazioni che c'erano oggi, non c'era internet, non c'era niente, era una vacanza che feci con la mia ragazza dell'epoca e con altri amici,
passammo dalla Camargue, arrivammo a Saint-Marie-de-la-Mer. Io mi innamorai di questo posto, che è un posto in realtà, sembra, se uno ci va distrattamente, sembra un normalissimo paesino di vacanza, pure banale, in cui non c'è nulla tranne una chiesa particolare, di cui adesso diremo, ma per il resto un piccolo posto di vacanza quasi banale e anonimo. Io sentii proprio fortissimo una magia per questo posto, tant'è che dissi: io ci devo ritornare per capire perché, all'epoca avevo 20 anni, perché è così forte questa energia di questo posto che mi attira qui. E questo si può dire che il posto che mi ha più stregato in tutta la mia vita, di tutti i posti che ho visitato, è quello in cui ho sentito più un'affinità, tant'è che ci sono poi ritornato dopo i 40 anni, perché abbiamo fatto una gita in Francia, in cui io guidavo questo gruppo e facevo quindi l'accompagnatore, ma all'epoca quindi mi ero già informato, quindi ritornai per la seconda volta a Saint-Marie-de-la-Mer, questa volta consapevole di che cosa c'era e perché, e io sapevo, ho sempre saputo che ci sarei ritornato in questo posto, e infatti adesso ci torno spesso, e quindi ci sono andato diverse volte, e ci ho passato anche quest'anno a Natale e Capodanno. Che c'ha di magico questo posto? C'ha appunto di magico il fatto che in questo punto della Camargue approdano non solo le tre Marie, la leggenda dice hanno tre donne su una barca senza remi che partì dalla Palestina e arrivò in Camargue. No, anche perché Maria Maddalena non era una donna povera né una prostituta come l'hanno raccontata, era una donna ricca ed era una sacerdotessa, probabilmente, non probabilmente, direi anche sicuramente, una sacerdotessa come lo erano le altre Marie, perché Maria non era un nome come oggi. Oggi abbiamo il nome Maria, è un nome comune. Maria era il titolo delle sacerdotesse, quindi arriva anche, quindi la Madonna era una sacerdotessa da cui nasce Cristo. E qui il discorso sarebbe lungo, insomma, comunque lo riapprofondiremo in puntate successive. Le cosiddette tre Marie erano tre delle sacerdotesse che approdano in Camargue insieme a Giuseppe d'Arimatea e ad altri personaggi, quindi probabilmente fu uno sbarco in massa, e da lì prende vita il cristianesimo francese, che è molto particolare, molto diverso da quello che si svilupperà a Roma. Tra i due cristianesimi nasce una lotta, e a un certo punto quindi il cristianesimo francese viene distrutto e viene occultata ogni memoria di questo cristianesimo. Ma è un cristianesimo particolare, perché è un cristianesimo che vede i Merovingi, i re Merovingi del V-VI secolo, che erano re cristiani nel senso vero della parola, con un cristianesimo completamente differente, di cui parleremo in futuro. Abbiamo poi i Catari, che vengono distrutti dalla Chiesa Cattolica. Dei Merovingi la Chiesa Cattolica chiuderà le porte, blinderà le porte a farci sapere che cosa facevano, chi erano e perché erano così, sarebbero così importanti per lo studio non solo del cristianesimo ma anche dell'Europa in generale. Però noi rimaniamo a Maria Maddalena. Che cosa succede in questo posto? Succede che sbarcano tutte queste persone che faranno un percorso differente, non di tanto. Maria Maddalena si trasferirà in un posto che si chiama San Maximin de la Sambem, che è diciamo non troppo distante, in una grotta enorme che c'è tutt'oggi e che si può visitare, che si chiama la Sambem, e lì rimase per 30 anni. E invece qui a Saint-Marie-de-la-Mer rimane quella che viene considerata la serva della Maddalena, che diventa la regina degli Zingari. Quindi tutt'oggi il 24 e il 25 maggio di ogni anno si ritrovano gli Zingari, se non ricordo male i Sinti, però potrei sbagliarmi, comunque perché ci sono diverse etnie zingare, comunque si ritrovano gli Zingari di tutto il mondo a festeggiare questa loro regina degli Zingari. Ora qui c'è una prima cosa strana, no? Una regina degli Zingari che per millenni sopravvive come culto, che era la serva di Maria Maddalena. Ma che senso ha questa cosa? Gli scrittori, gli storici, eccetera, o sorvolano su questo, la Chiesa Cattolica non se n'è mai occupata,
perché la figura di Maria Maddalena è stata sempre vista con sospetto, è stata anche occultata, è stata detto che era una prostituta nel senso di prostituta, ovvero sia di meretrice, con appellativo spregiativo. In realtà era sì una prostituta, ma nel senso che si dava a questo termine anticamente, cioè di sacerdotessa sacra. Quindi era una personalità importantissima per il culto e la religione di quel momento. E qui c'è da capire quindi come fa una serva, che per noi serva ha ovviamente un significato quasi spregiativo, no? A diventare la regina di un'etnia come quella degli Zingari. E ne può essere una leggenda, perché gli Zingari sono un popolo che ha una tradizione che è prevalentemente orale, quindi hanno poco di scritto, sono nomadi, quindi non hanno fissato con delle opere, con delle chiese, non si può leggere la loro storia tramite qualcosa di solido, però hanno una tradizione che non è certamente stata inventata a caso. Quindi bisogna capire che c'entra questa Sara, perché diventa la regina degli Zingari, e il capirlo diventerebbe fondamentale e scoprirebbe alcuni misteri del cristianesimo. Bisogna avere la fortuna di farsi spiegare da persone zingare la tradizione. Ovviamente non tutti la conoscono, non tutti sanno esattamente in cosa affonda questa tradizione, però diciamo oggi volevo spiegare prevalentemente questo. Quindi perché una serva diventa una regina? Perché Maria Maddalena, in quanto sacerdotessa, era anche una donna di nobili origini, era una donna sicuramente ricca, per alcuni motivi che forse faremo in tempo a dire anche in questa trasmissione, ha una serva comprata al mercato degli schiavi che proveniva dall'Egitto. Infatti Sara è dipinta come nera, è chiamata anche Sara la Calì, perché Sara la nera. Si porta dietro la sua serva a San Marì della Mer e sbarcano. Ovviamente bisogna fare un passo indietro. La serva di Maria Maddalena non era una serva che Maria Maddalena frustava e schiavizzava per i suoi piaceri e i suoi comodi, era una donna che la seguiva, e sì, certamente era una sorta di domestica, una sorta di accompagnatrice, ma essendo Maria Maddalena la discepola prediletta del Cristo, e alcune fonti dicono la sposa, ci sono delle fonti che dicono appunto pare che fosse proprio un matrimonio, anche se un matrimonio diverso da quello di oggi, insomma, non in senso tecnico, un matrimonio più spirituale. Comunque era accompagnatrice di Maria Maddalena, quindi si abbevera agli insegnamenti del Cristo, sta a contatto con Cristo, e il contatto con un personaggio come Cristo non poteva certo lasciare intatta una persona così come era prima, e certamente questa Sara ne è uscita trasformata. Quindi era sostanzialmente una persona che aveva seguito gli insegnamenti di Cristo, quindi aveva avuto questo grande privilegio, e sicuramente aveva quindi nel corso degli anni acquisito una conoscenza, una consapevolezza e un'elevazione spirituale che non era certamente comune. Quando le Tre Marie arrivano a San Marì della Mer, essendo Sara la serva egiziana, trova una comunità di zingari, ma gli zingari vengono dall'Egitto e sono una delle popolazioni di Israele che si disperse dopo la diaspora, dopo la fuga di Mosè. Erano 12 le tribù di Israele, una di esse era di origine ebraica e venivano dall'Egitto. Quando Sara incontra questi egiziani, praticamente questi zingari, ricordiamo anche che la parola gitani deriva dalla piana di Giza, secondo qualcuno, ovviamente parla la loro lingua, quindi la riconoscono come una di loro. E allora che cosa succede? Quando una persona ha dei doni e una conoscenza spirituale, un'elevazione spirituale come quella degli apostoli, che andavano in giro e dovunque andassero curavano le persone, avevano una saggezza particolare che calamitava le folle, così come le calamitava Gesù,
ovviamente una forza forse un po' inferiore a questa degli apostoli, però certamente erano persone straordinarie, che infatti diffondono il cristianesimo un po' ovunque dopo la morte di Cristo. Quindi è facile pensare che questa Sara si integra in questa comunità, trova i loro praticamente, li ritrova, ritrova anche la libertà. E per una persona con quell'elevazione, spirituale, con quei poteri, è facile a un certo punto diventare la regina, viene riconosciuta come un leader spirituale. Da quel momento in poi, per 2000 anni, questa serva di Maria Maddalena diventa la regina degli Zingari per appunto le conoscenze che aveva acquisito da Cristo. Quindi si può. E ovviamente, che cosa deve aver insegnato questa Sara agli Zingari del luogo? Alcuni precetti, alcune conoscenze che sono cristiane. Quindi alcuni Zingari, ovviamente non tutti, possono considerarsi infatti di fatto cristiani, certo non cattolici, ma cristiani. Tant'è che la chiesa di Santa Sara custodisce a San Marì della Mer questa cripta, una cripta piccolina con questa statua di Santa Sara che viene tutti gli anni poi portata in pellegrinaggio in una festa particolare in cui a cavallo entrano nel mare e portano questa statua, la buttano nell'acqua, poi la fanno riemergere. Insomma, c'è tutto un rituale particolare che viene ormai da 2000 anni rifatto sempre per ricordare appunto questa venuta di questa regina degli Zingari a San Marì della Mer. Quindi quando arrivano le tre Marie in questa zona, ovviamente si dividono. Sara rimane con gli egiziani, Maria Maddalena arriverà appunto in questa zona che è San Maximin. Pare che su questa barca ci fosse anche Lazzaro e che non si sa bene dove va e cosa fa, però questa è un'occasione per parlare successivamente di quello che succede poi in Francia col cristianesimo. C'era Giuseppe d'Arimatea che seguirà tutto un altro percorso. Maria Maddalena si stabilisce per 30 anni in questa grotta che ancora oggi è visibile, curata dai domenicani che hanno cura di ricevere i pellegrini. Insomma, cioè, è una grotta che sta a circa 2000 metri di altezza, una grotta enorme in cui è stata ricavata una chiesa. E la storiografia cristiana cattolica che cosa dice? Beh, dice che sentite che assurdità, no? Pur di coprire la verità. Non si parla nel cattolicesimo ufficiale, io non ne avevo mai sentito parlare finché non sono stato in Francia di questa grotta della Saint-Bemme, finché poi con questi mezzi che abbiamo oggi, internet eccetera, non mi sono potuto informare. Quindi silenzio assoluto per le fonti cattoliche per secoli su la presenza di Maria Maddalena in questa zona. Però quelle poche volte che erano costretti a ammettere che c'era questa zona in cui c'era stata la Maddalena, perché le fonti sono troppe per poterle occultare e dire che è tutta un'invenzione. La spiegazione è questa. La spiegazione è che Maria Maddalena, siccome era una prostituta, quindi una puttana, pentita, va in Francia e sta in questa grotta per 30 anni per espiare i suoi peccati. E quando uno sente una cosa del genere, guarda, gli viene una rabbia. Non a caso poi la grotta della Saint-Bemme è stata custodita, tra virgolette, dai domenicani, che sappiamo che per secoli sono stati i custodi dell'Inquisizione, i capisaldi dell'Inquisizione cattolica. Cioè, che cosa hanno fatto prendendo diciamo questa grotta e gestendo loro i pellegrinaggi che arrivano a questa grotta? Hanno semplicemente occultato la memoria di Maria Maddalena. Anche per loro, tutt'oggi, ti dicono che è stata lì 30 anni, si è fatta praticamente, questa donna si sarebbe fatta centinaia di chilometri a piedi dalla arrivata in Provenza, poi sarebbe salita su un monte a 2300 metri, avrebbe trovato questa grotta enorme, ha detto: "Toh, ecco, qui posso espiare i miei peccati", sarebbe entrata in questa grotta e lì si sarebbe fustigata per 30 anni al freddo e al gelo. In realtà qui viene fondata una comunità spirituale. Questa grotta della Saint-Bemme viene scelta perché
domina tutta una pianura, quindi i vari riti che si potevano fare, le varie sedute, che potremmo chiamarle, di meditazione, di preghiera, erano idonee a spandere energia nella pianura circostante. E ricordiamo che infatti molti monasteri, ad esempio anche il convento di Santa Chiara d'Assisi e tanti altri, sono, pensiamo all'abbazia di San Benedetto a Cassino, sono sempre posti su un'altura dove si può dominare una pianura normalmente immensa che sta al di sotto. Questo perché energeticamente sono i punti più importanti per poter trasmettere energia all'esterno. Pensiamo a Mont Saint-Michel, alla Sagra di San Michele, sono tutte posti sacri, non a caso posti su un'altura che domina vallate immense, da dove l'energia si spande meglio. Quindi per questo venivano scelti questi posti, non per espiare dei peccati, perché tra l'altro in un posto così presumo facesse pure parecchio freddo, e all'epoca non c'erano certi termosifoni e le cose che abbiamo oggi. Quindi si va lì per un motivo energetico ben preciso, e c'era una comunità. Questa Maria Maddalena, che quindi per millenni è stata occultata, la Chiesa Cattolica l'ha vista come un personaggio secondario, quando invece già nei Vangeli canonici abbiamo degli indizi molto importanti di quanto fosse rilevante la figura della Maddalena, perché a tacer d'altro nei Vangeli c'è che Maria Maddalena è il primo personaggio che vede Cristo risorto, quindi ha un'importanza anche dal punto di vista simbolico fondamentale. È la prima persona che vede il Cristo, e all'inizio c'è quel passo molto bello del Vangelo di Giovanni in cui lei non lo riconosce, pensa che fosse un giardiniere, e quindi gli si rivolge e gli dice: ma hai visto qui il mio Signore, perché la tomba è vuota? E lì Gesù si fa riconoscere, la Maddalena cerca di toccarlo, e Gesù dice: no li metangere, la famosa frase per non mi toccare, perché probabilmente il suo livello energetico dopo la resurrezione era tale che il farsi toccare sarebbe significato energeticamente un qualcosa di molto pericoloso per un essere umano come era Maria Maddalena. Quindi già nei Vangeli canonici abbiamo degli indizi per capire che non era una semplice prostituta. San Bernardo e Origene dicono che Maria di Betania nei Vangeli è identificata con Maria Maddalena. Quindi se è vero questo, probabilmente lo è quindi quella che unge i piedi a Cristo. Ora bisogna sapere che l'unzione dei piedi nei Vangeli è l'unico episodio che ricorre in tutti e quattro i Vangeli. Cioè nei quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, alcuni episodi ricorrono, alcuni no, alcuni sono addirittura in un solo Vangelo, perché giustamente erano vite di Gesù scritte da personaggi di cui ognuno dava la sua visione. Però guarda caso il brano dell'unzione dei piedi c'è in tutti e quattro i Vangeli. Questo indica un'importanza fondamentale di questo momento. Ma l'unzione dei piedi non era fatta a caso, l'unzione dei piedi era il tipo di rituale che si faceva per ungere da parte della sacerdotessa il sacerdote. Quindi questo ci fa capire che questa Maria non era appunto una prostituta nel senso nostro moderno, ma era una sacerdotessa che consacra Gesù Cristo come sacerdote. Nei Vangeli apocrifi che vengono scoperti dopo, in particolare quelli a Nag Hammadi, lì abbiamo una visione completamente differente della Maddalena. Noi abbiamo alcuni Vangeli apocrifi, in più abbiamo la Pistis Sophia, che è un altro Vangelo sostanzialmente, quindi il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Tommaso e il Vangelo di Maria Maddalena, che è stato ritrovato sia pure per frammenti, in cui è chiarissima l'importanza di Maria Maddalena come discepolo prediletto. Addirittura c'è un passo, non mi ricordo se nella Pistis Sophia o nel Vangelo di Maria Maddalena, vabbè, però non importa, comunque in uno di questi Vangeli c'è un passo importantissimo in cui c'è un dialogo, uno scontro tra i vari apostoli dopo la morte di Cristo.
si scontrano sul fatto che, siccome ovviamente non tutti erano presenti a tutti gli insegnamenti del Cristo, no? Quindi alcuni di loro dicono: Maria, ci dici cosa ti ha detto il Cristo che a noi non ha detto? E quindi Maria Maddalena espone agli altri alcune delle cose che a lei aveva detto, ma non aveva detto anche agli altri, semplicemente perché appunto non erano sempre tutti insieme, no? E tutti presenti in ogni momento. E Pietro non le crede e dice: ma perché dovremmo credere a una donna? Perché Pietro viene da una tradizione maschilista, quindi per lui era inconcepibile che la donna potesse avere una tale importanza. E qui c'è la Maddalena che si mette a piangere e dice: perché vi dovrei mentire su quello che ha detto il nostro maestro? È effettivamente una domanda legittima, perché Maria Maddalena avrebbe dovuto raccontare balle, in sostanza. Dopodiché si separeranno gli apostoli dopo la morte di Cristo, e quindi Pietro e Paolo, che erano dei maschilisti, andarono a Roma e fondarono sostanzialmente la religione cattolica, non a caso maschilista, che esclude le donne dal sacerdozio, le relega in una posizione totalmente subordinata, eccetera. E qui ci sono dei motivi ovviamente spirituali, teologici, cioè tutta, è molto complicato il discorso del perché fanno una cosa del genere. Diversa invece la situazione in Francia, dove approdano queste tre sacerdotesse e nasce una religione cristiana tutt'altro che maschilista. I catari, che infatti adoravano Maria Maddalena e la consideravano la sposa di Cristo, e vengono trucidati e massacrati dal Papa per questo motivo, era una religione in cui uomini e donne erano sostanzialmente alla pari, non c'era una differenza di status perché uno era l'uomo e l'altro era donna. Il catarismo si diffonde non solo in Francia, si diffonde anche in Italia, dove ci furono massacri di catari ovunque. Io abito a Viterbo e a metà del 1200 Raniero Capocci, che era uno dei capi dell'amministrazione, non si diceva così all'epoca, comunque li definiremmo così oggi, era uno dei capi della città, ordina il massacro di tutti i catari presenti in città. Questa era la situazione che c'era all'epoca nelle guerre di religione. Beh, non è solo poi Maria Maddalena importante per i catari, è importante anche per i templari, che costruiscono tutta una serie di cattedrali dedicate a Maria Maddalena, non alla Madonna come si dice. Ci sono una serie di indizi che portano a Maria Maddalena, il culto che tra l'altro fu non a caso spinto da San Bernardo in particolare. Ci occuperemo di San Bernardo, quindi anche questa è una parte che sono costretto a dire, la approfondiremo perché non si può fare tutto oggi nella mezz'ora della ruota libera. E comunque Maria Maddalena è fondamentale per tutto il cristianesimo esoterico, tranne ovviamente per quello cattolico. Ma addirittura, tanto per capire l'importanza di questa figura e l'importanza di studiare la storia francese alla luce di queste cose, Luigi IX, che era è il cosiddetto San Luigi dei francesi, nel 1200 e oltre, diceva di discendere da Maria Maddalena, cioè la sua stirpe, diceva lui, che era quella dei Capetingi, discendeva da Maria Maddalena. E questa non era un'affermazione fatta così, tanto perché se l'era inventato, si sveglia un giorno e dice: io discendo da Maria Maddalena. No, c'era qualcosa di più. C'è qualcosa di più nella storia dei re di Francia che merita di essere raccontata e approfondita, e lo faremo, e che li ricollega a Maria Maddalena. Quindi un personaggio assolutamente centrale nella storia del cristianesimo, assolutamente occultato dalla Chiesa Cattolica. Oggi si sta riscoprendo perché tante cose non possono più essere taciute, quindi se uno va in Francia immediatamente respira questa diversità di cristianesimo. Ogni 3x2 ci sono valli, colli, strade dedicate alla Maddalena, chiese dedicate alla Maddalena ce ne sono un'infinità. C'è il mistero di René Le Château, che è tutto legato
alla Maddalena, c'è appunto il mistero dei Merovingi legato alla Maddalena e alla stirpe di Cristo. C'è la storia delle società segrete. Molte società segrete nascono, diciamo così, per tramandare anche i segreti legati alla Maddalena. Insomma, c'è tutta una storia che adesso si sta riscoprendo, perché molte cose non possono più essere nascoste, di cui ci occuperemo nelle prossime puntate. Non so se qualcosa, aggiungi un altro qua, puoi aggiungere ancora qualcosa, dai, che ci interessa. Allora, che potremmo aggiungere? Allora, forse, diciamo, una cosa importante è cercare di spiegare il perché diventa importante in questo momento storico la figura della Maddalena. Pensiamo per esempio all'attuale dibattito che c'è tra Papa Francesco, che vuole dare il sacerdozio anche agli uomini sposati, e Ratzinger, che invece ha scritto un libro di recente, che credo ancora non sia uscito, esce nei prossimi giorni, o forse è già uscito, adesso non ricordo, comunque, in cui a gamba tesa va contro Papa Bergoglio su questo fatto, perché secondo lui il sacerdote deve essere assolutamente celibe. Beh, qui c'è tutta una questione di manipolazione della sessualità e della figura della donna, perché il dibattito celibato no, è un falso dibattito, nel senso che il vero sacerdote anticamente è sempre stato sposato, ovviamente non col matrimonio, mi sposo giusto per avere una donna che mi faccia il pranzo, oppure che no, è un tipo di matrimonio diverso, ovviamente un matrimonio spirituale che serve per accrescere la propria forza spirituale. E il dibattito celibato no, è un falso dibattito. Il celibato dovrebbe essere una scelta, come in molte comunità induiste o buddiste. Vuoi essere celibe per dedicarti di più alla via sacra? Perfetto, fallo. Cambi idea? Cambia idea, non c'è nulla di male e nulla di strano, è possibile ed è umano. È il cattolicesimo che ha reso la sessualità un tabù, il rapporto tra uomo e donna un tabù, e questa cosa ovviamente ha avuto una funzione di controllo delle masse. Quindi il fatto di far vedere Cristo come celibe, gli apostoli ovviamente tutti assolutamente celibi, non era così. Alcuni apostoli intanto erano sposati e avevano figli, ma lo stesso Gesù pare che avesse figli. Qui non ci sono fonti storiche, va detto, che ci sia una prole della Maddalena e di Cristo. Ci sono alcuni autori come la Lynn Picknett, che è un'autrice di quelle che più si è occupata di questa parte del cristianesimo, che dice che la stirpe di Cristo è stata nascosta, occultata per ragioni di sicurezza, perché altrimenti avrebbero cercato di distruggerla. Ma in realtà c'è la cosiddetta stirpe di Davide, da cui vengono i Rosa Croce, comunque sarebbero la discendenza di Cristo. I Merovingi sarebbero i discendenti di Cristo, secondo qualcuno. Ora, non so se è così o no, non ci sono appunto fonti storiche certe per poter dire che Cristo avesse figli, però certamente c'è una discendenza della Maddalena in Francia, nel senso di una continuità spirituale con i re Merovingi, che si basavano su alcuni dei precetti cristiani. Quella fu una dinastia straordinaria e fu veramente un impero cristiano nel vero senso della parola, un impero magnifico in cui, tu pensa, eravamo nel V-VI secolo, non c'erano analfabeti. Perché? Perché le masse erano istruite dallo stesso re, che gli insegnava a leggere e a scrivere, e quindi tramandavano la loro conoscenza, i re, anche i loro poteri, per quanto possibile alle popolazioni. Però di questo ce ne rioccuperemo. Quindi dietro alla figura della Maddalena c'è tutto un'opera di occultamento della vera funzione della sessualità, della vera funzione del rapporto uomo-donna, che se riscoperto ovviamente sarebbe
negativo per il controllo delle masse che viene esercitato con questi strumenti. Tuttavia, all'interno del cristianesimo, questa cosa era sempre stata ben conosciuta. San Francesco, i francescani e San Francesco stesso erano molto devoti alla Maddalena. Se uno oggi va alla Basilica di San Francesco ad Assisi, e sapete, ci sono quei telefoni, no, che stanno, con che uno mette un gettone, un euro, due euro, non so quanto, e si sente la spiegazione di alcune cose. Bene, nella Basilica di San Francesco c'è una cripta che è dedicata solo alla Maddalena, con dei dipinti di Giotto solo della Maddalena. Allora uno si dovrebbe domandare: ma se la Maddalena era una puttana redenta da Cristo, perché viene scacciata da sette demoni, come c'è scritto nei Vangeli, che ha un altro significato rispetto al fatto che era indemoniata, ma lasciamo perdere questo. Comunque, perché Giotto e San Francesco nell'epoca in cui era dedica tutta questa importanza alla Maddalena? E in questo telefono in cui uno ascolta delle informazioni, cioè, dicono proprio che i francescani erano devoti alla Maddalena, e qui uno dovrebbe farsi delle domande: ma allora c'era qualcosa di più importante in questa Maddalena? Se Giotto gli dipinge l'arrivo della Maddalena a Marsiglia, in realtà, ma comunque Marsiglia è vicino a San Marie de la Mer, e ci sono molte fasi, molte immagini di questa Maddalena nella chiesa di San Francesco. E per i templari perché era così importante? San Bernardo, ecco, una cosa molto importante è una riprova di questa importanza della Maddalena nella Divina Commedia. Allora, se uno legge la Divina Commedia, la cultura ufficiale dice che la Madonna viene citata decine di volte, adesso non ricordo quanto. Poi quando parleremo di Dante ve lo farò vedere in modo più specifico. In realtà nessuno dei riferimenti che la critica ufficiale dedica, indica come riferimenti alla Madonna, sono veramente alla Madonna, come madre del Signore. Sono riferimenti generici che possono essere riferiti anche a Maria Maddalena. Certo, non lo poteva fare in modo esplicito Dante, ma c'è un solo riferimento certo in cui si parla della Madonna, che è probabilmente quel brano famosissimo, anche veramente poeticissimo: Vergine madre, figlia del tuo figlio, termine fisso d'eterno consiglio. Questa espressione figlia del tuo figlio, bellissima, sì, probabilmente, e dico probabilmente, neanche sicuramente, riferita alla Madonna. Ma tutti gli altri riferimenti nella Divina Commedia, non si fa mai riferimento alla Madonna come madre di Cristo o come la Maria, moglie di Giuseppe, ecco, sposa di Giuseppe. Quindi è qualcos'altro che è scritto nella Divina Commedia con riferimento alla Maddalena. I templari, che sono quindi dei forti devoti della Maddalena, e che cosa fanno e che cosa vuole fare San Bernardo? Ripristinare il culto del femminile all'interno della Chiesa. Infatti è San Bernardo che spinge il culto della Madonna, che diventa importantissima a partire da San Bernardo in poi, e anche della Maddalena. San Bernardo scriverà poderosi volumi di commento al Cantico dei Cantici, che è collegato a Maria Maddalena, per una serie di motivi che adesso, insomma, è troppo lungo da spiegare in questa sede, insomma. Però è con i templari che poi costruiscono una serie di chiese, tutte dedicate alla Maddalena, tra l'altro disposte in un modo, Chartres, Amiens e altre, sono disposte secondo una linea che ricostruisce la costellazione della Vergine. Perché questo? Perché energeticamente è come se fosse un grandioso atto magico che fanno i templari per cercare di ripristinare l'elemento femminile nel cristianesimo. Perché quando i due elementi, maschile e femminile, sono in equilibrio, si può fare un percorso spirituale più corretto, più santo, più sano, direi. Quando gli elementi femminile e maschile sono in disequilibrio, come è stato sempre nella Chiesa Cattolica e come è tuttora, il percorso spirituale è sostanzialmente ostacolato e rallentato, se non addirittura trasformato nel suo esatto contrario, quello che poi è successo con la Chiesa Cattolica.
paladini in teoria del messaggio di Cristo, sono diventati i portatori del messaggio esattamente contrario, un messaggio di morte, distruzione, che ha allagato di sangue i secoli in nome di Cristo, quando il messaggio di Cristo era ovviamente completamente tutt'altro. Questo è stato possibile anche, non solo, certamente, grazie a questo squilibrio tra femminile e maschile che San Francesco, San Bernardo, tanti altri cercavano di riportare. Pensiamo per esempio a San Francesco e la dannatio memoria che è stata fatta nei confronti di Santa Chiara, di cui non si sa un cazzo. Cioè, Santa Chiara conosce San Francesco, si chiude in convento, fine della storia, non combina nient'altro in vita sua. E no, non è così. È stata obnubilata tutta una parte volontariamente, perché l'importanza appunto dell'energia maschile che si mischia all'energia femminile, del come si mischia, avrebbe comportato un'evoluzione della coscienza in senso diverso. Volevo tornare un attimo sul quel discorso della sessualità, no? Perché effettivamente ci pensavo anche l'altro giorno. Quello che è un po', no, il, come possiamo dire, il messaggio che arriva alle persone nell'immaginario, cioè far credere, anzi, è la mia una domanda. Cioè, il sesso nella vita delle, diciamo, delle persone, che ha una grande importanza, perché tutti, insomma, se ne riempiono la bocca, ma perché comunque è un qualcosa anche di indotto, no? Si ritiene importante solo nel modo in cui siamo abituati appunto a trattarlo e a pensarlo, ma è effettivamente nella vita dell'uomo deve avere la centralità di pensiero, di energia a cui siamo stati abituati a pensare? Allora, la sessualità è un mezzo che ci è stato dato dal divino per poter riequilibrare le nostre energie. Andiamo alla ricerca del sesso perché dal punto di vista energetico noi non siamo perfetti e scambiamo le energie con il partner sessuale, e la sessualità di fatto è uno scambio di energie. Una parte dell'anima dell'altro si congiunge con quella dell'altro proprio a livello energetico, e infatti per questo ci sentiamo meglio. Ma attenzione, non ci sentiamo sempre meglio. Talvolta, lo sanno benissimo moltissimi dei nostri ascoltatori, ma penso che sia un'esperienza che abbiamo provato tutti, se sbagli persona ti senti scarico. Dopo il sesso ti senti come svuotato, quando la persona è sbagliata. Spesso dopo un po' che proviamo questa sensazione a livello sessuale capiamo che la persona è sbagliata, e a meno che non scatti una dipendenza per altre forme. Insomma, comunque, il sesso quindi è un modo per riequilibrare le nostre energie. Si dice infatti che noi cerchiamo l'altra metà, no, del cielo, l'altra metà della mela, perché di fatto noi siamo incompleti. L'altra persona ci completa e ci fa sentir meglio. A questo dovrebbe servire, diciamo, il rapporto sessuale, lo scambio con l'altra persona. Tant'è vero che quando tu raggiungi la perfezione in te, non senti più il bisogno di un rapporto sessuale, perché l'energia che tu puoi trarre dal rapporto sessuale, quella sensazione orgasmica che c'è nel rapporto sessuale, ce l'hai anche in altre forme, anche in altre manifestazioni, con la meditazione, con l'unione con il tutto, eccetera. Ecco perché alcuni santi facevano a meno del sesso, ma senza privazione. Specialmente in India questa cosa è molto diffusa. Molti rabbini, sì, si sa perfettamente che sono rabbini, pardon, rabbino ebreo, molti sacerdoti sono naturalmente celibi, ma nessuno li condanna se poi hanno la moglie o no. È una loro scelta. Io penso spesso alla vita di Yogananda, che senza nessuna privazione, non era né un sessuofobico né si era costretto alla rinuncia. Semplicemente la sua strada l'ha portato a essere senza donne, perché quando tu raggiungi una sorta di perfezione in te stesso non hai più bisogno dello scambio per accrescere le tue energie. E qui ecco le funzioni, per esempio, delle sacerdotesse
anticamente, che erano, perché poi il termine prostituta ha preso un'accezione negativa, perché la sacerdotessa era quella funzione che assolveva la donna di sbloccare energeticamente per il percorso spirituale l'altro. Quindi con il rapporto sessuale accadeva qualcosa a livello energetico, si sbloccava qualche cosa e la persona era facilitata nel suo percorso spirituale. Però prima di diventare sacerdotesse dovevi fare tutto un percorso che ti portava ad avere un'energia particolare che potevi quindi trasmettere con il sesso, proprio perché con il sesso si trasmettono energie. Ecco che solo alcune persone potevano essere sacerdoti e sacerdotesse. Quanto ai figli di re o di sacerdoti, erano partoriti con delle regole particolari da persone che erano sacerdoti e sacerdotesse, perché energeticamente in quel modo sarebbe venuto un figlio diverso, particolare. Ecco la nascita di Cristo da la Madonna Maria, che era una sacerdotessa. Quindi altri personaggi storici, Alessandro Magno e altri, nati da un rito. Ma perché si fa il rito? Perché c'è il sacerdote e la sacerdotessa che hanno raggiunto un livello particolare energetica e concepiscono il figlio in un momento particolare dell'anno affinché possa essere un figlio con le caratteristiche energetiche idonee a fare il sacerdote, a fare la guida, perché non può essere una persona comune chi guida il popolo. Ecco i re merovingi, che infatti erano particolari, molto elevati spiritualmente, tant'è che toccavano i corpi dei fedeli, dei sudditi, per guarirli, quindi facevano una sorta di rei, che erano dei guaritori anche loro, come del resto gli apostoli. Perché? Perché avevano fatto tutto un apprendistato per diventare re ed erano nati a loro volta da un re. Ecco perché per secoli era stato importante il sangue reale, che bisognava accoppiarsi tra persone di sangue reale, non perché erano una cosa snob nei confronti del popolo, perché i regnanti erano stati educati in un certo modo, erano stati concepiti in un certo modo a livello energetico, avevano delle caratteristiche particolari rispetto all'uomo comune, caratteristiche che devono però essere messe al servizio del popolo, non come oggi per fottere il popolo. Ecco perché in epoca merovingia infatti non ci sono analfabeti e c'è tutto un altro rapporto tra il sovrano e i sudditi. Quindi, tornando al sesso, del sesso noi non sappiamo quasi nulla, sappiamo solo che lo facciamo, non ci abituano proprio ad avere una visione della sessualità corretta. Se ci abituano a qualcosa, ci abituano a cose completamente distorte, e in modo che non lo facciamo a caso. Mi piace quella, ma sì, se ci vado a letto sono contento. Ecco, finisce lì la nostra preparazione sessuale, quando invece il rapporto sessuale dovrebbe essere appunto uno scambio energetico fatto solo a certe condizioni e in determinate condizioni. Se fossimo educati a questo, ci sarebbe molta più, da una parte, libertà sessuale, dall'altra anche molta più consapevolezza sessuale, quindi senza che si facciano gli errori che molti di noi hanno fatto sicuramente nella scelta sbagliata di partner o nel fare sesso in modo che poi spesso ci può anche aver danneggiato, non sempre, ma comunque certamente una cosa che ci accomuna tutti è che abbiamo una sessualità non consapevole. Temi affascinanti, poi siamo partiti da Maria Maddalena, proseguiremo la prossima settimana. Redazione @bordernights.it. Io ringrazio Paolo per questa doppia presenza di questa sera e ci risentiamo allora la prossima settimana. Bene, ciao a tutti.